Popolo, bentornati. Oggi andremo a parlare del decespugliatore che è uscito adesso da Lidl. Il modello è il PBS 2D4 e andiamo a vedere il contenuto della scatola. Andremo a montarlo e a vedere se effettivamente converrà comprarlo. All'interno della scatola dovremmo trovare vari accessori che comunque ci potranno essere utili, soprattutto se non abbiamo altri accessori di questo genere. Quindi ora andiamo a aprire e andiamo a vedere subito cosa c'è all'interno. Allora, all'interno della scatola il decespugliatore è smontato, quindi dovremmo andarlo a montare. Troviamo subito il paraschizzi, chiamavano. Ok, poi troviamo una comoda imbracatura per portarlo senza che sentiamo il peso. Dopo vedremo come andarlo a mettere. Un bricchetto per fare la miscela, perché questo è un decespugliatore a motore che va a miscela. Troviamo la testina con il filo, questa si allarga automaticamente, quindi va benissimo. Un kit di attrezzi, all'interno troviamo chiave per la candela, probabilmente due chiavi esagonali per andare a cambiare e a montare il tutto. Troviamo la lama a tre lame e un altro inserto a quattro lame. Poi questo è il braccio finale dove andrà montata tutta la parte di taglio, insomma. E infine, ovviamente, il libretto delle istruzioni, sacchettino e il decespugliatore. Allora, il motore è un due tempi da 42,7, quasi 43 cc. Abbiamo circa 1,8 kW di potenza. Va a miscela che dovrebbe essere a 2,5% come indicato sulla gribetta in dotazione per fare la miscela. Qui troviamo la candela, sotto c'è il carburatore in questo spazio. Qui troviamo l'aria per accenderlo a freddo. Si apre quando andremo a dare il gas. Tenderà a chiudersi da sola. Sotto invece troviamo la pipetta per pompare l'olio, cioè per pompare la miscela in questo caso. Ok, serbatoio da circa 1,2 litro. Vediamo se il tappo ha l'anticaduta, perfetto, così non andiamo a perdere il tappo. Il peso complessivo si aggira intorno ai 7,2 kg a vuoto e penso che pieno tra lama e protezione siamo sugli 8 kg, anche 8,5 kg. I materiali in plastica mi sembrano buoni, resistenti. L'accesso alla candela, se fosse necessario, è abbastanza veloce, quindi tutto sommato non è male. Sotto troviamo una protezione in plastica per il serbatoio. L'avviamento, con l'avviamento diciamo facilitato perché sento che ha una molla, quindi non è brusco come gli altri decespugliatori. Ora andiamo a montare il manico. Per montare il manico, o meglio l'impugnatura, dobbiamo svitare questo pomello rosso. Andiamo a togliere questo. Mi raccomando, non fate come me che lo mettete al centro, ma bensì va messo dove c'è questo gommino di gomma. Va centrato così e va inserito. Questo va sotto, voilà, e andiamo a stringere. Poi quando saremo in fase di appoggio andremo a fare una regolazione per comodità, se più avanti, più indietro, insomma, ci andremo a regolare. Ora andiamo a montare la protezione. Qui ci troveremo quattro viti che neanche si perdono, quindi tutto sommato una buona cosa. Le andiamo a posizionare e con la chiave in dotazione le andiamo a stringere. Montata la protezione, andremo a montare. Per il momento proveremo la testina con il filo. Ovviamente il decespugliatore è un 43 cc, quindi dovrebbe essere abbastanza potente. Per smontare il bullone dobbiamo andare a inserire
la chiave esagonale a farla inserire qua per bloccare tutto quanto, e questo è invertito, quindi si svita in senso orario. Questo è un meccanismo fatto apposta per non perderci probabilmente le testine. Nel caso del filo andrà tolto tutta questa parte, voilà, e andrà montato direttamente questa. Ovviamente in senso anti-orario si andrà a invitare. E voilà. Questa testina, come ho detto prima, se finiamo il filo, andiamo a battere intanto che lavoriamo e si dovrebbe allungare il filo. Per quanto riguarda la testina con il filo, va usata con tutta la protezione. Questa protezione è divisibile. Invece, se andremo ad utilizzare la lama, andrà tolta la parte sotto, così, e andremo ad utilizzare la lama senza la prolunga. Invece, con il filo ci vuole la prolunga. Allora, quando andiamo a montare la testina, i pezzi in più li possiamo inserire all'interno della sacchettina che ci fornisce il decespugliatore. Ora andiamo a fare l'inserimento della barra di taglio al motore. Andiamo ad allentare, prima di tutto andiamo ad allentare questo, già lento, perfetto. Andiamo a inserire la barra completamente, perfetto, fino a battuta. Vediamo che si è inserito anche il blocco. E andiamo a stringere. Quando andiamo a inserire l'asta di taglio sul blocco del motore, sull'asta del motore, se noi andiamo a inserirlo proprio a battuta, a spingere proprio a battuta, tende a sparire la pallina. Quindi probabilmente non deve proprio essere a battuta, ma deve essere inserito finché la pallina è in posizione, così anche di evitare rotazioni indesiderate. E poi andiamo a stringere la leva rossa. Allora, questo sistema mi piace perché facendo così è più facile il trasporto, ma non so sicuro sulla, diciamo, resistenza. Quindi mo andiamo a vedere anche con un uso gravoso se tutta questa struttura riesce a reggere bene il lavoro. Voi che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Andiamoci a mettere l'imbracatura. Questa l'imbracatura lo andiamo a provare per fare tutte le regolazioni del caso. È abbastanza facile, si aggancia qua così e andiamo a fare tutte le regolazioni. Allora, questo va bene, andiamo a stringere. Questo forse deve andare un po' più giù, ok, no, troppo. Perfetto. Mi sembra abbastanza comodo. Fatte le dovute regolazioni, ho notato una cosa: come dispositivi di protezione non ci dà nulla, e questo mi dispiace un pochettino, perché comunque ho un paio di cuffie o comunque una mascherina per proteggere il viso sarebbe stata molto utile, soprattutto con il decespugliatore. La mascherina è praticamente obbligatoria, perché con qualsiasi cosa può venirvi in faccia, può farvi malissimo, quindi consiglio sempre di utilizzare la mascherina. Quindi dovremmo conquistarla a parte, e per mascherina intendo questa, che ci protegge da eventuali frammenti, sassi o cose che potrebbero colpirci in faccia e creare un infortunio grave. Qualche specifica l'abbiamo detta, il montaggio è stato effettuato, andiamo a fare l'accensione. Prima di fare l'accensione dobbiamo andare a fare la miscela. Utilizzeremo il bricchetto che ci danno in dotazione. Quindi cerchiamo di metterlo più in piano possibile e andiamo a riempire di benzina fino a questo livello indicato sul bricchetto. Ok, più o meno siamo in linea. Andiamo a prendere l'olio per miscela per motori due tempi. Io uso un Bardal
ma possiamo usare altri oli indifferentemente, possibilmente di qualità, e andiamo a inserirlo finché non raggiungiamo l'asticella con il scritto oil. Tendo a mettercene sempre un pochettino più, meglio farla un po' più grassa che un po' più magra. Voilà. Ora chiudiamo tutto e andiamo a miscelare un po'. Gratina, così da amalgamare bene il tutto, e la broda è pronta. L'inserimento della broda non è proprio comodo, perché mi sembra un po' inclinato, però vediamo di riuscire a combinare qualcosa. Allora, il serbatoio è da 1,5 litri, 1,2 litri più o meno, e infatti dobbiamo fare un altro mix, perché siamo più o meno a metà, anche se così dovrebbe accendersi. Proviamo? Proviamo. Allora, andiamo a pompare la pompetta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 volte, e vediamo da qui entra e da qui esce. Perfetto, andiamo ad aprire l'aria come indicato qua, mettiamo su on e vediamo se parte. Eccolo, ha fatto l'accenno di partenza. Andiamo a staccare l'aria. Un po' partire, un'altra pompatina, ritiriamo sull'aria, vediamo un po', è un po' freddo. Vediamo se scaldarlo un po' migliora. Andiamo a fare la prova di taglio. Allora, dopo un primo utilizzo sto riscontrando fatica per quanto riguarda l'accensione. Tende a spegnersi, come se avesse il minimo un po' basso. Prima era partito tanto bene, vediamo se... Infatti non mantiene neanche il minimo.
Ora vedo di alzare il minimo e vediamo se effettivamente la cosa migliora. Non sono molto soddisfatto questa volta. Allora, questa è la vite del minimo, che purtroppo non ha neanche un inserto per inserire un cacciavite, quindi la andremo a regolare con un paio di pinze e gli andiamo a fare, se ci riusciamo, un giro. Allora, dopo aver aumentato il minimo di circa un giro e mezzo, quasi due, adesso riusciamo a farlo partire. Forse resta leggermente alto, però noto che parte meglio. Quindi, se anche voi avete riscontrato questo problema, scrivetelo nei commenti e aiutiamo qualcuno a sistemare il suo decespugliatore. Se non avete notato nulla, è meglio per voi. Io fortunatamente sono riuscito a sistemarlo perché probabilmente è stato tarato male. A caldo, non partiva, c'era verso da fare. E secondo me ha anche una migliore risposta sul gas. Prima tendeva ad affogarsi un po'. Ok, mo finisco di fare il bordo al giardino e poi andremo a fare un uso più gravoso. Andiamo a vedere su rovi, su altre cose un po' più dure come si comporta. Andiamo a cambiare la testina, quindi inseriamo la brugoletta qui, andiamo a bloccare il mandrino e dovremmo andare a svitare. Ok. Voilà. E questa l'abbiamo svitata. Allora andiamo a mettere la lama, è indifferente se la mettiamo o così, perché può essere utilizzata in entrambi i versi. Quindi è indifferente. No, per correttezza andiamo a mettere così. Andiamo a mettere questo nel sostegno e andiamo a invitare il bullone sempre in senso antiorario. Inseriamo la brugoletta per bloccare il mandrino. Ok, e andiamo a stringere ancora. Quando abbiamo inserito la lama dobbiamo andare a togliere lo spessore della protezione. Perfetto. Il problema di ieri è la relativa sistemazione. Andiamo a vedere se a freddo parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, apriamo l'aria, tasto on. È partita senza problemi. Boh, lo andiamo anche a provare su rovi o cose un po' più spesse. Allora, ora lo andremo a provare su rovi abbastanza spessi, anche un po' secchi, e vediamo come si comporta. Che si è scucita l'imbragatura, quindi sono rimasto ignudo. L'imbragatura
dragatura ha ceduto, si sta scucendo anche qua dove abbiamo la parte del gancio, si sta scucendo anche qua. Qua per fermarla gli ho dovuto fare un giro di nastro, quindi l'imbragatura è bocciata sicuramente perché mezz'ora è già praticamente mi ha abbandonato. Il decespugliatore invece riesce a tagliare, comunque la potenza c'è, anche rovi importanti, diciamo circa un dito di spessore. Questo era anche secco, quindi molto duro. Sono riuscito a tagliare, anche se lo ritrovo, un ramo di alloro. Comunque pure questo spessore un dito, anche qualcosa di più, calcolando che questo è il mio pollice e non c'ho proprio le mani piccole. La potenza c'è, il problema è tutto il resto. Eccoci alle considerazioni finali. Purtroppo dobbiamo partire subito con note negative. La prima è l'imbragatura, che è durata da Natale a Santo Stefano a causa delle cuciture di scarsa qualità. Un'altra nota negativa è che purtroppo la carburazione, come abbiamo visto nel video, non era stata fatta bene. Potrebbe essere un problema solo mio, nel senso di questo attrezzo e non degli altri. Però il rischio c'è, visto che sono fatti industrialmente, quindi vi potreste trovare anche con un decespugliatore che appena si scalda non vi parte più, o comunque farete una grande fatica a farlo accendere. E anche collegato a questo, un'altra nota che potrebbe essere negativa è se il vostro meccanico, ci mette mani. Comunque sono prodotti economici e non è detto che un meccanico tenda a metterci le mani, perché non potrebbe trovare pezzi di ricambio, non potrebbe magari essere pratico comunque nell'utilizzo, nel funzionamento. Queste sono, diciamo, cose cinesi, mettiamola così, e non è detto che ci perda tempo. Dalle nostre parti succede anche questo. Ci sono anche note positive, ovviamente. Sicuramente il prezzo, 120 euro per un kit del genere, ci sta. È un buonissimo prezzo, la potenza del motore c'è, ha tagliato anche rovi senza troppi problemi, come abbiamo visto, rovi spessi, piccolo arbusto di alloro. Il kit completo di taglio, nel senso con il filo e con le due lame, è un buon kit, anche se al posto di una lama avrei preferito la protezione per il viso, che comunque è più importante di avere una lama in più. Avrei preferito una lama in meno, ma la protezione del viso, perché comunque dobbiamo andare a comprarla a parte, e anche qui sono circa 10 euro. E come ho detto, la protezione è fondamentale. Sono rimasto colpito dalla resistenza dell'aggancio che unisce le due parti. Effettivamente non ha avuto sobbalzi, non ho visto grandi flessioni, insomma, durante l'utilizzo, anche quando cercavo di tagliare i rovi in alto. Quindi mi è piaciuto e penso sia veramente comodo, soprattutto chi ha un'utilitaria, comunque una macchina piccola, si smonta facilmente, abbastanza velocemente, e si riesce a portare in macchina magari nei nostri terreni oppure nella seconda casa in campagna, dove abbiamo principalmente necessità di utilizzarlo. Ottimo, ho trovato il bilanciamento dell'attrezzo, nel senso, quando è agganciato bene, spesso volendo si può anche spostare avanti o indietro, quando è agganciato ci si lavora bene, non si sente il peso, un buon bilanciamento, va benissimo in alto, si lavora bene a destra e a sinistra. E per quanto riguarda l'impugnatura, mi ci sono trovato abbastanza bene, come ho detto il bilanciamento c'era e l'impugnatura comunque era abbastanza a misura. Anche questa potrebbe essere spostata un po' più avanti, un po' più indietro, però buona, buona. Ora la parte più importante: lo consiglio? No, non lo consiglio, non lo consiglio. Perché purtroppo la carburazione è un fattore molto importante, soprattutto un attrezzo a motore è nuovo. Se avessi avuto già quelle 20-30 ore e avrebbe avuto un piccolo problema di carburazione, ci potrebbe anche stare. Ma un oggetto nuovo, appena tolto dalla scatola, già la seconda accensione, o meglio la prima a caldo, perché effettivamente la prima accensione è stata a freddo, l'ho utilizzato un po', poi per cause video l'ho spostato, sono andato a riaccenderlo, non funzionava, è un problema molto negativo, come detto prima, perché se nessuno è, non tutti sono capaci a capire il problema e non tutti i meccanici tendono a guardare questo, quindi potrebbe essere un problema solo del mio, non lo so, ma io non mi sento di consigliarvi per il momento questo attrezzo. Bene ragazzi, se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, mettete un like. Se invece volete sostenere il canale, per voi è un semplice click, basta iscrivervi, a noi ci darà un grande sostegno. Se invece avete bisogno di un aiuto, scrivete un commentino e vi risponderò appena possibile. Ciao ciao!